pallone, vediamo il pallone in mezzo proprio per la testa di Mastroianni. Cenerelli, doppio miracolo di Cenerelli, in fervorare ancora di più i tifosi della squadra ospite. Bello lo scatto, il break di Paola, lascia a destra per Emma che mette in mezzo e gol! Il gol di Roberto annullato per fuorigioco. Fase corretta dal punto di vista ortografico. La palla in mezzo, il colpo di testa e gol! Arriva la rete di Mirko Neri! Sfruttando il cazzo di punizione battuto da Castiglione subito al 47esimo, cambia il parziale, lo stacco di testa di Mirko Neri! Contatto in area di rigore. Destro a cercare questa volta la testa di Conte e arriva il gol del 2-0 all'80esimo minuto, quando mancano solo 10 minuti alla fine. Gol fotocopia rispetto a quello dell'1-0. Di Frosinone dalla parte opposta e arriva il gol mentre io sto qui a chiacchierare. Giocata con tanta intensità, la partita l'abbiamo fatta noi, non è che purtroppo abbiamo subito due gol su punizioni da 40 metri, la squadra schierata non può prendere un gol del genere come la nostra. Dal canto nostro oggi abbiamo trovato un portiere dall'altra parte strepitoso, un guardalini il primo tempo non lo so se è all'altezza della situazione per il gol annullato di Roberto su un cross dal quasi fondo campo, non si può fischiare un fuori gioco del genere, quindi c'è questo rammarico, c'è il rammarico di aver fatto una partita con tanta intensità, tanta voglia di andare a fare il risultato. Purtroppo abbiamo commesso due errori su palle da fermo e questo purtroppo una squadra che vuole fare le cose importanti non ce lo può permettere. Però ecco, noi siamo consapevoli che dobbiamo andare avanti, una battuta d'arresto ci può pure stare e dobbiamo continuare a lavorare e pensare che stiamo andando bene. Io francamente oggi aspettavo una reazione dalla squadra, c'è stata. Una partita bellissima dal punto di vista agonistico, dove c'è state fasi di partita dove meritavano loro, poi a un certo punto abbiamo ripreso noi la partita, meritavamo qualcosa noi, poi siamo stati bravi a sfruttare quello che stiamo lavorando, le palle inattive, dove quando c'è un equilibrio sono quelle che ti risolvono i problemi. Quindi oggi è andata bene, complimenti ai ragazzi perché sono andati veramente oltre l'ostacolo, come si suol dire. Il portiere serve anche a risolvere i problemi e quindi oggi è stato il vero portiere che noi sappiamo che è. Quindi complimenti al ragazzo che si è fatto trovare sempre attento. Una partita non semplice dal punto di vista mentale, perché settimana, come ben sapete, abbiamo sempre delle difficoltà economiche dove i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta l'attaccamento a questi colori sociali. È stata una bella partita, meritata penso, che la squadra ha giocato bene, abbiamo sofferto un po', Daniele si è superato in alcune circostanze. E bella partita, però pure loro hanno fatto buona intensità, il ritmo era alto, poi sono andati a calare sul finale, noi abbiamo approfittato con due calci da fermo, con schemi già studiati in settimana dal mister. Anche perché due gol praticamente identici, se non era uno schema quello. Stesso schema, sì, stesso. No, sinceramente mi è piaciuta di più la doppia parata, la prima però, il primo tempo. Però l'importante era il risultato, era vincere dopo due sconfitte. La prima è meritata in casa con l'Artena, la seconda abbiamo giocato male. L'importante era vincere e fortunatamente siamo riusciti. Però è finita qui, ora pensiamo già a domenica prossima.